che provo con te. Eccoci qui di nuovo in diretta. E allora, insomma, avevamo annunciato un ospite importante prima, però voglio dare la buonasera al nostro collega Ernesto Pellegrini. Ernesto, buonasera. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. E poi ovviamente il nostro ospite, mister Fabrizio Piccareta. Buonasera mister. Buonasera, grazie dell'invito e buona serata agli ascoltatori. Grazie davvero a lei per aver accettato. Allora, cominciamo insomma subito, no, a entrare un po' nel vivo, perché mister Piccareta si occupa di calcio veramente a tutti i livelli, e in questi giorni in realtà noi siamo andati a disturbarlo, no Ernesto, proprio perché insomma c'è qualcosa che lo riguarda da vicino e che riguarda tutti i tifosi e gli appassionati di Roma da vicino. Assolutamente sì Giorgio, innanzitutto ringrazio personalmente il mister per la sua disponibilità, per me è veramente un onore perché ho seguito veramente tanti suoi anni alla Roma e la ritengo insomma un mister veramente preparato e ho avuto modo di apprezzare il suo grandissimo lavoro alla Roma. E io le faccio una domanda, la prima domanda che le faccio insomma è un po' un racconto di quello che è accaduto ieri sera, no? Roma Juve Dores, fine primo tempo 0-1, minuto 46 entra Volpato per Camarà, minuto 61 entra Zaleschi per Matic, minuto 80 entra Bove per Volpato, risultato finale 3-1. Allora, da tecnico, ci descrive il contributo che lei ha visto, insomma, hanno dato questi giocatori, questi giovani giocatori, per l'ottenimento del risultato finale? E poi una curiosità, vorrei capire quanto dei suoi insegnamenti lei è riuscita a vedere in campo da parte di questi due giocatori. Bene, grazie delle domande, è sempre un piacere intanto parlare dei ragazzi che ho allenato. Diciamo che ieri sera i ragazzi hanno avuto un impatto chiaramente diverso l'uno dall'altro, è facile dire che Volpato ha avuto l'impatto più, come dire, importante, no? Un po' per tempo a disposizione, un po' per quello che ha fatto, perché veramente insieme a Zaniolo credo che abbia dato veramente una scossa alla squadra con le sue giocate, con la sua voglia di ribaltare la situazione. E questo è un gran segno, secondo me, di personalità e soprattutto un segno del fatto che Mourinho ha molta stima di questo ragazzo. E sicuramente quello che ha fatto poi nella partita col Verona, entrare, fare gol, cambiare la partita anche in quel senso, ha spinto Mourinho a riproporlo ieri in una situazione che era oggettivamente difficile, e sono felice per lui e ovviamente Mourinho ha avuto ancora una volta ragione. Zaleschi è entrato e ha fatto quello che sta facendo ormai da parecchio tempo, non è più una sorpresa, mentre Bove come sempre ha quella possibilità, diciamo, in pochi minuti cioè non ha molte possibilità di far vedere quello di cui è capace, perché oggettivamente i suoi minuti a disposizione non sono mai tantissimi, però è un ragazzo che quando entra dà sempre il suo contributo. Sulla seconda domanda, anche qui sarebbe facile dire ma ho visto una cosa piuttosto che un'altra. Mi piace pensare che in un settore giovanile, soprattutto importante come quello della Roma, il prodotto finale, cioè il giocatore che arriva in prima squadra, è il frutto del lavoro di tante persone, che nasce ovviamente per ragazzi come Bove e Zaleschi, che sono stati alla Roma per tanti anni, fin da bambini, è il percorso che conta, no? Quindi ogni allenatore ha contribuito alla sua maniera, ma sulla base di un talento naturale, che quello è non lo costruisce nessuno, quello è un qualcosa che, come dire, è una base che si portano già questi ragazzi. Noi allenatori di settore giovanile dobbiamo essere bravi a capire quali sono le potenzialità e non reprimerle, e a capire quali sono le mancanze e cercare di completarle. E Volpato è un caso parte, perché Volpato, sappiamo ormai la sua storia, arriva da un contesto completamente diverso, e lo ha sottolineato anche ieri Mourinho, dicendo che al di là di quello che si è visto in queste due partite ha tanto ancora da fare, da migliorare.
Mister, parliamo anche un po' di Zalewski, perché poi ecco, Mourinho lo ha di fatto lanciato lo scorso anno, quindi è entrato davvero in pianta stabile nel giro dei, chiamiamoli titolari, comunque dei giocatori più utilizzati nella Roma. Non solo, diciamo, continua a convincere offrendo prestazioni di assoluta qualità, si è guadagnato nel suo nuovo ruolo, quello di esterno a tutta fascia, anche la convocazione in nazionale. Ora le chiedo, è quello il ruolo dove può fare meglio, oppure lei pensa, ma così ecco, a livello proprio di opinione, di idea, che Zalewski andrebbe riportato, no, in un ruolo un po' più avanzato, un po' più offensivo? Cioè non c'è il rischio magari di vedere lo stesso percorso che ha fatto Florenzi, che poi magari si è anche un po' perso arretrando così tanto il proprio raggio d'azione? La risposta mia secca è no, nel senso non è quel ruolo in cui Zalewski esprime il massimo delle sue potenzialità. Detto questo, è talmente bravo, è talmente intelligente come giocatore, è talmente tanta qualità, che è riuscito a imporsi in un ruolo che non solo io, ma sfido chiunque, qualsiasi allenatore che lo abbia avuto, a pensare che avrebbe potuto affermarsi in quel ruolo. Questo, ripeto, è la dimostrazione della sua forza, della sua intelligenza e della sua maturità. Interpreta il ruolo in maniera diligente, pochi errori, però Zalewski, per quello che lo conosco io, è un giocatore che può esprimere molto di più in termini di assist, in termini di gol, in termini di giocate importanti, che non per suoi limiti, ma proprio perché la natura di quel ruolo non permette questo tipo di interpretazione del calcio. Io credo che l'esplosione finale di Zalewski, mi auguro che sia alla Roma, ma nel ruolo che secondo me è più a lui congeniale, cioè di esterno a sinistra per rientrare col destro, piuttosto di interno di centrocampo in un centrocampo a tre. È un giocatore che ha una qualità totale, e lì, seppur sta facendo molto bene, lo vedo un po' limitato, cioè sta facendo il compito fatto bene, tutto qua. Bene, bene. E so che Ernesto, insomma, aveva preparato anche un'altra domanda su altri giovani, allargando un po' il raggio, no Ernesto? Sì, sì, ma quando si parla di lei, mister Piccari, insomma, è normale ed evidente, insomma, che poi i nomi che si associano sono quelli legati alla Roma. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è stato un tweet che le è stato dedicato qualche giorno fa in concomitanza con il match tra l'Helsinki e la Roma, e c'è una sua foto, insomma, proprio con Bove, Volpato, Zalewski e Pietro Boer, che è il terzo portiere della Roma, insomma, per elogiare un po' il lavoro che è stato fatto da parte sua. In realtà, però, se andiamo un po' a guardare, diciamo così, tutti i giocatori che lei ha avuto modo di allenare, soprattutto la Roma, insomma, vengono fuori dei nomi importanti, come quello di Cancellieri, come quello di Milanese, viene in mente, insomma, Cervo, che sono giocatori che stanno calcando palcoscenici importanti, insomma, sia in Serie A, adesso Cervo in Serie B, ma ricordiamo, insomma, che poi ha giocato anche degli scorci importanti di partita contro la Sampdoria. Allora, mi permetta una domanda un po' provocatoria, no? Perché Mourinho lo scorso anno dichiara: il campione primavera non forma, come dire, i giovani per la Serie A. Però ecco, in risposta a questo vediamo poi che i giocatori, insomma, giovani poi lo spazio lo trovano. Allora dov'è la verità, mister Piccareta? Intanto, per completare l'elenco dei nomi, non per, come dire, per addossarmi il merito, ma perché mi fa piacere citare ragazzi che spesso e soprattutto in questo periodo non vengono citati. Io citerei anche Buttaro, che è protagonista in Serie B nel Palermo. Assolutamente. Per cui è un ragazzo che, secondo me, di cui si parla poco, ma che sta facendo molto molto bene. Milanese l'hai citato tu. E per quanto riguarda quello che ha detto Mourinho ha ragione, perché a fronte di un numero di ragazzi che fanno un esordio in prima squadra, come succede alla Roma, fortunatamente in questo momento sta succedendo anche di frequente, ci sono tanti altri giocatori che avrebbero magari le potenzialità, ma finché sono limitati al campionato primavera, queste possibilità le hanno meno, perché poi alla fine quelli che
emergono sono quelli che hanno la possibilità di allenarsi in pianta stabile con la prima squadra, quindi questo, seppur non giocando, li abitua a dei ritmi, li abitua ad intensità in allenamenti che poi li porta al livello richiesto. Però i giocatori, ad esempio, della Juventus, secondo me, hanno una marcia in più da questo punto di vista, perché giocando un campionato di Serie C sono forse più pronti, magari hanno meno possibilità, quindi non è detto che trovino poi le stesse possibilità che hanno i ragazzi della Roma. In questo veramente un grande applauso non solo a Mourinho, ma mi sento di farlo già a Fonseca. Sì. Perché se pensiamo che l'anno scorso, cioè scusa, due anni fa, quando Fonseca era allenatore, fece lui esordire Zaleschi, fece esordire Bove, fece esordire Trippi, Milanese, Boer stesso. Quindi questo trend si era già cominciato a vedere prima di Mourinho. Mourinho è stato, secondo me, lungimirante, ha capito che il settore giovane della Roma è una forza. Però resta sempre il problema che, secondo me, se la Roma avesse una squadra B come la Juventus, potrebbe fornire molti più giocatori di quanto non lo faccia già adesso, che sono già tanti. Certo, anche perché verrebbe favorito il confronto già in un ambiente, in un campionato professionistico, no? Dove viene richiesta un po' più di malizia, scaltrezza e confrontarsi anche con quella malizia e scaltrezza dei professionisti. Mister, una domanda anche su qualche altro nome, insomma, Faticanti, Missori, Karamidzis, insomma, ce ne sono veramente tanti. Se lei dovesse scommettere su qualcuno per il prossimo futuro, e poi le chiedo anche qual è la difficoltà di un allenatore delle giovanili oggi, perché poi questi ragazzi possono avere anche degli incidenti di percorso, no? Degli inciampi, delle distrazioni, l'abbiamo visto adesso senza tornare su alcuni episodi, perché sono cose che possono succedere in un mondo che va così veloce, in un mondo così social. Quindi prima di tutto su chi punterebbe per il futuro, e poi quali sono le difficoltà e un consiglio che vuole dare a chi è un giovane calciatore, proprio per scongiurare, no, passi falsi. Ma su chi scommetterei, diciamo che ci sono alcuni nomi che ormai si stanno affacciando neanche troppo timidamente, come Faticanti e Missori, no? Che hanno già fatto l'esordio. E, su Faticanti io scommetto occhi chiusi, però ripeto, lui è già un giocatore che ha già avuto considerazione da questo punto di vista. Un giocatore che mi sento, non di scommettere su di lui, ma che penso possa fare un percorso simile a quello che hanno fatto gli altri, è Pisilli. Pisilli è un giocatore, Nicolò Pisilli è un ragazzo che ha, secondo me, qualità straordinarie, tecniche di corsa e di intelligenza calcistica, che si notavano già quando lui aveva 16 anni, quindi. E poi Cassano, che è un ragazzo che si sta mettendo in evidenza adesso, e con Cassano mi leggo alla seconda domanda. Qual è la difficoltà di allenare questi ragazzi? Cioè, in realtà la difficoltà non esiste, secondo me, cioè non c'è una difficoltà, soprattutto se ha la fortuna di allenare ragazzi della Roma, perché anzi, la difficoltà è dei ragazzi, sperando che l'allenatore non faccia, cioè, in questo senso, no? Cioè, noi siamo, come allenatori della Roma, siamo abituati ad avere un massimo della qualità, questo ce la mette a disposizione la società. La difficoltà può essere del ragazzo, perché il problema è che poi i ragazzi, tutti i ragazzi, devono in qualche maniera inserirsi poi in un'idea di gioco dell'allenatore che può favorirli o meno. E l'esempio di Cassano è evidente. L'anno scorso Cassano ha perso un anno perché ha avuto un infortunio all'inizio, ma poi si è trovato a giocare in una squadra primavera che in quel momento giocava con un sistema di gioco senza esterni alti che lo penalizzava. Quindi lui quest'anno è esploso perché l'allenatore di quest'anno ha un'idea di gioco diversa, e quindi lui ha trovato la sua giusta collocazione. Quindi la difficoltà nostra è quella, come allenatore di settore giovanile, di dare modo, e non sempre ci si riesce, ad ogni giocatore di esprimere le sue qualità.
e questo passa anche attraverso le nostre idee. Certo. E la fortuna per i ragazzi è che le nostre idee siano sempre vincenti. Mister, ci racconta la sua esperienza attuale, perché poi siamo anche curiosi di questo, insomma. In questo momento sto facendo un'esperienza diversa, sempre nell'ambito sportivo. Lavoro per un'organizzazione che si chiama Rome City Institute, qui a Roma, che è un'organizzazione attraverso la quale studenti da tutte le parti del mondo, ma specialmente dagli Stati Uniti, vengono a studiare a Roma, a fare un'esperienza di studio e sport. Io mi occupo di dirigere tutto l'apparato, il dipartimento sportivo, e nonché di allenare la squadra universitaria. Quindi questo è, quello di cui mi occupo in questo momento. È un'esperienza nuova, mi dà delle conoscenze diverse, mi permette di parlare, di continuare a praticare l'inglese con i ragazzi, che è una cosa sempre importante. E poi vedremo il futuro, se il futuro dirà che sarò su un'altra panchina, vedremo, ma la vita è fatta di momenti, e in questo momento mi godo appieno quell'esperienza che sto facendo. Beh sì, che insomma è a cavallo tra lo sport e l'educazione, che poi vanno sempre, o dovrebbero andare sempre di pari passo, ecco, questo esatto. È quanto. Mister, noi veramente la ringraziamo per la disponibilità. A questo punto io la invito anche a magari qualche volta a venirci a trovare qui in studio, saremo felice, insomma, di fare una chiacchierata anche più approfondita con lei, direttamente negli studi di New Sound Level, quindi quando vorrà sarà il benvenuto per parlare di calcio, di giovani e di futuro, insomma, perché no, credo ce ne sia bisogno. Per ora grazie. Grazie a voi dell'invito e a risentirci. Va bene, grazie. Io ringrazio sia mister Fabrizio Piccareta che Ernesto Pellegrini, e lo saluto. Grazie Ernesto per questo spazio e buon lavoro, grazie. E allora, prima di fermarci, dopo questa bella intervista, insomma, piena di